Riccardo Mandolini, il figlio di Nadia Rinaldi che ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi. Durante il live dell'Isola dei Famosi, i parenti dei concorrenti inquadrati in studio suscitano sempre molta curiosità. Se nel corso della terza puntata si scatenò un trend virale sul figlio di Franco Terlizzi, durante la diretta della quarta serata è il figlio di Nadia Rinaldi ad aver catturato l'attenzione del pubblico. La regia di Roberto Cenci ha indugiato spesso sul giovanissimo Riccardo Mandolini, neodiciottenne che recentemente è apparso anche come ospite a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Vediamo di scoprire qualcosa in più su questo ragazzo con l'arte nel DNA, che ha già fatto strage di cuori tra le spettatrici teenager. Chi è Riccardo Mandolini? Riccardo è nato nel 2000 dalla relazione della Rinaldi con Mauro Mandolini, drammaturgo, attore e regista teatrale. Ha compiuto i 18 anni all'inizio del 2018 ma ha voluto aspettare il ritorno della mamma dall'Isola dei Famosi per festeggiare. Inevitabilmente, Riccardo ha ereditato dai genitori la passione per il palcoscenico. Nonostante la giovane età, è così entrato nel cast del musical MAFIA di Emiliano Palmieri e Anna Musiconico, in cui recita anche mamma Nadia. Riccardo è fidanzato? Tifoso romanista, Riccardo è un ragazzo come tutti nonostante sia figlio d'arte. Le immagini social lo mostrano intento a divertirsi con gli amici, talvolta abbracciato alla madre, spesso in atteggiamenti teneri con la sorellina. Per le sue tante stimatrici, però, potrebbe esserci una delusione, almeno stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, il giovane Mandolini risulta infatti impegnato. C'è dunque una fidanzata nella sua vita? Dal web non risultano foto di coppia ma ci risulta facile credere che il ragazzo sia parecchio corteggiato. Nadia Rinaldi ha un'altra figlia, Francesca Romana. Come dicevamo, Riccardo è una sorella minore. Dopo la fine della storia con Mandolini, la Rinaldi si è sposata nel 2003 con Ernesto Ascione a Roma. 4 anni dopo, però, nel 2007, dava alla luce una bambina di nome Francesca Romana, avuta dal pittore Francesco Toraldo. Lei e Toraldo si sono sposati nel 2010, per poi lasciarsi nel 2012. All'Isola, Nadia ha confessato il dolore per i cattivi rapporti con l'ex marito, che sarebbe ben poco presente nella vita della piccola. In 5 anni mia figlia ha visto il padre 3 volte, la vedo soffrire perché lui non c'è. Al rientro in studio dopo l'eliminazione dal reality, ha però teso la mano all'uomo, dichiarandosi pronta a trovare un accordo che renda felice la nostra bambina.